negri è considerato un cattivo maestro. Io credo che non si attagli a negri nei suoi due termini, né cattivo né maestro. Non cattivo perché i cattivi maestri sono quelli che predicano cattivi valori. Cattivi valori. Cattivi maestri sono i teorici del razzismo, delle teorie della razza, sono i teorici dei totalitarismi. Il pensiero di Negri è un pensiero che ha al proprio nucleo autonomia, libertà. Poi possiamo discutere i mezzi. Nemmeno il termine maestro mi pare adatto, perché quella generazione non aveva né padri né maestri, né buoni né cattivi. I ragazzi che col passamontagna scendevano in piazza nel 77, non credo che lo facessero perché avevano letto Negri, probabilmente non l'avevano neppure letto. Che cosa rappresentò per la contestazione, per i gruppi extraparlamentari, il processo del 7 aprile 1979? Di che cosa era accusato Tony Negri? Il 7 aprile cadde su tutta la mia generazione nella forma di un ritorno massiccio dello Stato. È stato un trauma. È stato un trauma come nella vicenda delle lotte operaie lo è stato l'autunno del 1980, i 35 giorni della Fiat. È stato un trauma come nella vicenda della classe politica della Prima Repubblica è stata Tangentopoli. Cioè è stato il momento nel quale si è sbattuto contro un muro e lo Stato, che fino ad allora si era espresso in un conflitto fisico nelle piazze, di colpo è apparso come l'universale concreto. È uno Stato che si era ricomposto al suo interno, col compromesso storico, con i governi di unità nazionale, e che presentava un lungo conto. Cioè io mi vedo così, eh? Ah, in quel momento lì veramente ero veramente furioso, proprio veramente arrabbiato. Ti assicuro che la cosa che mi sbalordisce di più è come ne sono uscito da questa vicenda. Questa è la cosa che mi sbalordisce di più. Cioè, io pensavo veramente, cioè, devo dire che ho avuto, ecco, questo va a mio merito, insomma, la capacità di non perdere mai. Non dico la speranza perché quella non so cosa sia in realtà, ma di non perdere mai l'intelligenza di tentare di capire, insomma, le loro contraddizioni. Perché guarda, la maniera in cui mi hanno trattato è stata proprio essere usciti in piedi, capisci, con tutta la mia dignità, di fronte a tutti quelli che mi hanno accusato di tradimento, a tutti quelli che mi hanno accusato di dissociazione. Oggi lo sfruttamento non avviene solo quando si è in fabbrica, ma anche andandoci, quando si è a scuola, quando si è in famiglia, in ogni momento della vita sociale. Lo sfruttamento avviene perfino quando si sogna. Exploitation no longer just takes place at the factory. Exploitation now takes place when you're traveling to work. Exploitation now takes place during the reproduction of the whole of society. E la resistenza passa da tutti questi luoghi e tutti questi momenti. Questa è la novità del movimento dei movimenti. Il motivo della sua superiorità teorica rispetto alla tradizione tragica ed eroica del movimento operaio. Autrefois horrible. Dopo più di 20 anni trascorsi tra esilio e carcere, questa è una delle prime uscite pubbliche di Tony Negri. Negli anni 60 era con gli operai ai cancelli delle fabbriche. Oggi è considerato uno degli intellettuali più lucidi del movimento No Global. E nel suo bestseller mondiale, Imperium, firmato con l'americano Michael Hard, fotografa la nuova tensione sociale all'alba del XXI secolo. L'impero è sotto scarico. Liberta!
Questo film racconta la storia di un intellettuale e filosofo apprezzato in tutto il mondo per le sue lucide intuizioni, ma condannato in Italia come terrorista e cattivo maestro. Nel 79, professore di teoria dello Stato all'Università di Padova, Negri è accusato di essere il mandante del sequestro e omicidio di Aldo Moro, allora presidente di CI e fautore dell'apertura al Partito Comunista. Il clima del paese è quello dell'emergenza. I giudici accusano Negri di essere il capo delle Brigate Rosse e di promuovere l'insurrezione armata contro lo Stato. All'opinione pubblica viene presentato come cattivo maestro, seduttore dei giovani. Cattivo maestro perché avevo mandato i ragazzi allo sbaraglio, perché li avevo mandati ad uccidersi e ad uccidere. E quindi cattivo maestro era un'affermazione molto molto dura, così come è stata utilizzata dai media. Cattivo maestro vuol dire qualcuno che ha insegnato delle cose immorali. Cattivo maestro per Socrate si dice appunto ha insegnato delle cose inique, delle cose che vanno contro l'ordine della società. Ecco, e questo è vero, insomma, e che le ha insegnate in quanto maestro, bada bene, maestro accademico, insomma, quindi le ha insegnate facendosi pagare dallo Stato. Ecco, e questo sembra, cioè, io ho sempre saputo che quando si diventa professori per insegnare libertà, no? E per esercitare libertà, no? E invece lì no, bisogna insegnare quello che lo Stato ti dice che devi insegnare. Eh no, così non funziona. Ecco. Quel percorso che lo conduce alla condanna giudiziaria, Negri lo inizia tra gli operai di Porto Marghera, la zona industriale di Venezia. È su questo concreto campo d'analisi che sviluppa le sue teorie successive sulla liberazione dal lavoro e la lotta contro lo sfruttamento. Negli anni del boom, l'industrializzazione ha svuotato le campagne e creato enormi periferie urbane. Gli ex contadini riempiono le nuove fabbriche dove svolgono lavori ripetitivi. Negri e un gruppo di intellettuali chiamati operaisti si avvicinano alla nuova classe operaia per studiare ed agire. Io mi ricordo che moltissime volte giravamo per la campagna andare a contattare gli operai nelle loro case, questi quadri qui, e Tony era un uomo di popolo proprio, era un uomo politico, e la cravatta che aveva in tasca proprio lì spariva, ed era uno che sapeva perfettamente dialogare e sapeva costruire. Poi anche facevamo tutto questo lavoro per fare i volantini, poi, perché praticamente i volantini venivano fuori due o tre volte alla settimana, ed era questo il modo poi anche di costruire l'intervento politico. Andavo davanti alle fabbriche verso le 5 di mattina, facevamo riunioni con i compagni che entravano nella fabbrica, restavo lì fin verso le 8, 8 e mezza, insomma dalle 6, dalle 5 e mezza alle 6, alle 8, 8 e mezza. E poi prendevo la macchina e venivo a Padova, erano mezz'ora, mi mettevo la cravatta e poi facevo la mia vita universitaria. Intanto ottiene la cattedra di teoria dello Stato all'Università di Padova. Il lavoro intellettuale e il suo impegno politico diventano il completamento l'uno dell'altro. Di tutti i professori che hanno circolato in questa facoltà, devo dire che quello che ha chiesto di più e che chiedeva comunque di più a coloro che lavoravano con lui. Io ricordo una frase che era molto offensiva,
quando Tony diceva francamente, compagno, non ti capisco, ci si poteva veramente vergognare, perché voleva dire che alcune cose noi non le avevamo capite o le avevamo lette male. Per persone che teorizzavano, in quel momento credo fosse un alto elemento di teoria, il rifiuto del lavoro, eravamo quelli che lavoravamo veramente molto di più. Se io penso alla mia famiglia, no? E allo sviluppo che già tra mio nonno e me, ecco, c'è stato. Mio nonno, quando ero bambino, mi diceva sempre, quando io dovevo, che ero un bracciante agricolo, che cosa dice portare un quintale? Tu non sai, dice, quanta fatica si fa a portare un quintale. Quei sacchi, no? Ecco, sulla spalle, no? E fare questo lavoro tutta la giornata, quando devi portare il quintale sulla spalle, è un lavoro che ti spacca la schiena ed è un lavoro che ti spacca la vita. E il rifiuto di questo lavoro, ecco, che è quello che spinge, che l'ha spinto a mandare i suoi figli a scuola, a trasformare il lavoro, perché d'altra parte il controllo capitalistico non può essere tenuto se la gente rifiuta il lavoro. Nasce Potere Operaio, di cui Negri è ispiratore e dirigente. A Marghera avviene l'incontro tra questi intellettuali e gli operai che riempiono le nuove fabbriche del boom. Le rivendicazioni scavalcano il sindacato. Non si vogliono solo aumenti salariali, si rifiuta il lavoro dipendente. Si rivendica la libertà di vivere invece del lavoro in fabbrica. La radicalizzazione del conflitto accresce la presa di potere operaio e lotta continua sulla componente più agguerrita degli operai. Io ho conosciuto Tony Negri nel 1967, avevo 17 anni. C'erano tre città a Bologna in cui si stava costituendo questo gruppo e venne questo professore padovano, del quale si parlava come il capo, quello che stava costituendo l'organizzazione di potere operaio a livello nazionale. Io ero uno studente e quindi mi ricordo di quell'incontro come un incontro emozionante per certi aspetti. Nel 68, quando prende piede la protesta studentesca, la rivolta incontra questo movimento operaio autonomo che si stava formando già da anni. Non è vero che siamo liberi in questa società. Siamo solamente liberi di alzarci ogni mattina e di andare al lavoro. La frase «il lavoro nobilita» è un'invenzione dei capitalisti. Nell'autunno caldo del 69 inizia l'offensiva operaia nelle fabbriche. Si blocca la produzione. Alla Fiat, la più importante impresa industriale del paese, il consiglio di fabbrica prende il controllo delle rivendicazioni. È l'inizio di un braccio di ferro che durerà per tutto il decennio successivo. Negri partecipa alle rivolte alla Fiat e a Porto Marghera. Non manterrà le sue promesse. Dopo il 30 novembre ricondurremo la lotta negli stessi termini che l'abbiamo condotta ora. Lo Stato ha capito che la forza del movimento era enorme e ha tentato di introdurre gli elementi che lo Stato sempre introduce, in questo caso la sicurezza sociale, la polemica sulla violenza
E quindi ha fatto questo attraverso quelle che erano le bande militari parafasciste o legate alla polizia. La strage di Piazza Fontana a Milano. Sono 16 morti, decine i feriti. L'attentato viene imputato alla sinistra. Devono passare anni prima che si chiariscano le responsabilità dei gruppi neofascisti in collegamento con settori dei servizi segreti. È la strategia della tensione. Una serie di attentati terroristici per creare un clima di paura e di disorientamento. I vari consigli di fabbrica, le delegazioni dei vari paesi d'Italia. E poi si continua attraverso quelli che sono gli scontri armati con le manifestazioni, con i cortei. A Milano in quegli anni ogni manifestazione lascia il morto, insomma. Adesso quando è caduto il giovane Giuliani a Genova, no? Tutti si sono scandalizzati. Negli anni 60 ogni scontro lasciava un morto sulla piazza. A quel punto evidentemente anche il movimento ha cominciato ad armarsi. E armarsi, l'armamento del movimento ha significato che i compagni cominciavano, quando la polizia sparava, i compagni rispondevano. E lì è cominciata questa specie di piccola guerra civile italiana, che è durata praticamente durante tutti gli anni 70. La fabbrica, centro della rivolta, viene ristrutturata. Si automatizza la produzione. Gli operai sono sostituiti dai robot. C'è disoccupazione di massa e crisi economica. Il conflitto tra i sindacati tradizionali e i gruppi radicali si aggrava. Alla Fiat in questa situazione CGL, CISL e UIL chiamano gli operai allo straordinario di sabato. Nelle fabbriche ci sono in cassa integrazione, a me sembra che abbiano il diritto di verificare nella zona se loro che sono in cassa integrazione dicono da almeno 10 o 12 anni. Quindi siccome è un controllo tranquillo, sindacale, non mi interessa sindacale. Buongiorno! E noi abbiamo portato qualche migliaio di disoccupati, soprattutto giovani, davanti alle porte delle fabbriche, dicendo: se voi volete lavorare, se la fabbrica deve lavorare di più, così ci siamo noi. Lì è arrivato uno scontro col sindacato, che è stato uno scontro pesantissimo, durissimo. E naturalmente, ecco, per dirti come la violenza può nascere in questi casi, il sabato successivo loro hanno ripetuto, però non hanno potuto fare niente perché era saltata per aria tutta l'energia elettrica che portava alla fabbrica, perché tutti i grandi piloni, sai, così, c'era stato qualcuno che li aveva segati, erano caduti, quindi la fabbrica si è trovata senza energia. No, io posso dirle queste cose perché sono stato condannato per questo, quindi la protesta esce dalle fabbriche e si estende alle città. E poi che la fabbrica non c'era più man mano, che la fabbrica diventava una fabbrica sociale. E quindi che l'operaio, l'operatore, quello che produceva plusvalore, non era più qualcuno che tu conoscevi al mattino perché andavi in fabbrica, ma era qualcuno che tu trovavi nella scuola, trovavi nella casa, trovavi nella fabbrichetta, trovavi nei servizi, lo trovavi dappertutto. Negri osserva la nascita di un nuovo tipo di lavoratore, l'operaio sociale. Da qui molte delle sue teorie successive. Si apre veramente un orizzonte nuovo, ecco, un orizzonte anche rivoluzionario nuovo. Intanto, e poi, dico, le altre cose, i nuovi movimenti, il femminismo di un'importanza enorme, soprattutto in Italia. Ecco, devi tenere presente che appunto quelli sono gli anni del divorzio, dell'aborto, eccetera, no? Sono movimenti estremamente forti e che cambiano anche questi la tutta una serie di modi, no, di pensare. Tutti i compagni giù in piazza.
basta, questa è guerriglia, porco Dio. Il potere operaio si realizza nella cosiddetta autonomia, la parte più radicale del movimento di protesta. È un cambiamento che investe la vita a 360 gradi. Autonomia dice: rovesciamo tutto questo, andiamo dove ci piace andare, svegliamoci all'ora che preferiamo e facciamo quel tipo di attività che ci piacciono di più. Questo non è antiproduttivo, al contrario, questo rappresenta il massimo di produttività possibile in un mondo nel quale il posto di comando della produzione ce l'ha il sapere e non il lavoro materiale. Si studiava, ma c'era tempo per fare tutto, occupazione di casa, occupazione di mensa, occupazione di fabbrica, occupazione di tutto, occupavamo. Non ci piace pagare il tram e non si paga il tram, non ci piace pagare il cinema e non si paga il cinema, non ci piace il film, spegniamo subito e discutiamo del motivo per il quale non ci piace il film, non ci piace come viene fatta la TV e facciamo qualcosa per trasformarla subito. È l'autoriduzione. Telefono, luce e gas vengono ridotti di propria iniziativa, i supermercati svuotati e la spesa distribuita. Per Negri, teorico dell'autonomia, ci si riprende la ricchezza. Si arresta lo sfruttamento del capitalismo, anche usando la violenza sociale. È il periodo più ambivalente nell'opera di Negri. Più tardi, la magistratura vede proprio in queste pratiche la radice morale per l'escalation della violenza terroristica. Poi, negli anni 70, ha cominciato a essere un po' considerato un po' un capo, insomma, perché molti si riferivano a lui come se lui fosse l'unico autorizzato a parlare. Agli altri sembrava una persona importante, e sembrare una persona importante era la base per vederlo come capo che ordina la rivoluzione, ecco, in qualche modo. Intanto la situazione politica è instabile. Lo Stato si sente in pericolo, minacciato da destra e sinistra. Democristiani e comunisti discutono il compromesso storico, l'alleanza tra i due grandi partiti che danno base di massa alla democrazia. Per l'autonomia è la prova del tradimento del PC. Scoppia lo scontro a Bologna e a Roma, fino al confronto aperto con lo Stato. Cioè praticamente ci sono 100.000 persone almeno che si riuniscono a Roma e i giornali dicono che è la seconda marcia su Roma. Ecco. E la polizia si arma in maniera assolutamente incredibile per difendere i palazzi romani e c'è questa manifestazione che è una manifestazione che è in buona parte armata. Quindi è molto drammatizzata la situazione, insomma, la situazione finisce con arresti pesanti, scontri pesanti un po' in tutta Roma, è una manifestazione che ha caratteri insurrezionali, ecco, questa del maggio-giugno del 77. Credo che tutta la mia generazione è stata coinvolta in un processo di scelta molto, molto difficile, molto dilacerante. Anche perché d'altro lato avevamo la sensazione che potevamo cambiare il mondo, che c'era una possibilità concreta, reale di cambiarlo. Allora uno poteva anche accettare che tutti i mezzi fossero usabili, fossero utili. Ecco, non accettare alcuni mezzi, diciamo, comunque detto chiaramente, insomma, l'omicidio o l'atto terroristico, Era una scelta molto difficile, insomma, molto difficile. Il movimento di autonomia è finito in una strada senza uscita.
Il crescendo della violenza lo pone davanti a un muro. È il periodo nel quale le Brigate Rosse ricevono nuove reclute. Tanti attivisti passano alla clandestinità. Il governo risponde con la polizia in assetto di guerra. Una cosa di cui nessuno ricorda bene era il senso di entusiasmo, per esempio, generale, in cui i primi rapimenti dimostrativi delle Brigate Rosse, senza esiti mortali, con restituzione, diciamo, della persona, cioè, generavano come momento quasi liberatorio di dimostrazione di forza. Anche noi siamo forti come il capitalista, come il dirigente industriale, eccetera. E lo sgomento poi di fronte invece ai morti reali, insomma, non era una cosa. ...1978... il rapimento Moro. 5 guardie del corpo lasciate sull'asfalto. Le BR rivendicano l'azione. È lo scontro militare, una dinamica dalla quale Negri prende le distanze. Quello è stato il momento in cui tutti si sono resi conto, i compagni, diciamo così, della mia tradizione, dei miei gruppi, si sono tutti, quasi praticamente tutti, reso conto che eravamo davanti a una scadenza fatale, ecco, per così dire. E c'è stata quindi una grossissima pressione per il rilascio di Moro, una grossissima pressione che passava attraverso canali che più o meno conoscevamo, cioè da un lato verso il Partito Socialista, perché il Partito Socialista, Craxi, era l'unico che voleva a tutti i costi che Moro fosse salvato. Cioè, io mi ricordo che lì si stava cercando ancora di dare una fisonomia, una figura all'autonomia, perché avevamo organizzato uno sciopero all'Alfa Romeo. Gli arresti non si contano. Negli anni successivi saranno indagati 60.000 attivisti, 25.000 arrestati. Il Parlamento vota leggi speciali che cancellano alcune garanzie degli imputati. Quando mi trovo in prigione, con 17 omicidi, e Moro compreso, vengo riconosciuto come qualcuno che aveva partecipato agli affanni. Cioè, non potevo aspettarmi che di essere accusato di essere il capo del movimento e delle Brigate Rosse. Le accuse: organizzazione sovversiva, complotto politico, banda armata, insurrezione armata contro i poteri dello Stato e poi partecipazione nel sequestro e nell'omicidio Moro. Nella prima fase, appunto, questi erano convinti che noi fossimo i capi delle Brigate Rosse, quindi ci hanno messo insieme a quelli delle Brigate Rosse. E il rapporto con i brigatisti è stato un rapporto da principio, da subito, molto polemico. Fino allo scontro che è avvenuto in due situazioni. La prima nel supercarcere di Palmi, che è in Calabria, ecco, dove c'è stato, appunto, io sono stato processato dai brigatisti, no? E condannato a morte. E perché io facevo dei discorsi, che il discorso che avevo sempre fatto, insomma, primo, che la questione Moro era una questione demenziale e suicida, ecco. Secondo, rispetto alla questione tedesca, alla RAF, no? Dove dicevo che certamente i compagni in carcere erano stati uccisi, no? ma con tutta probabilità lo desideravano, perché il movimento era finito. E perché tutta l'operazione terroristica europea era un'operazione fondamentalmente suicida. Ora, evidentemente, e quindi concludevo, bisogna trattare dal nostro interno la smobilitazione del movimento esterno e a fare la pace. Solo che io, appunto, mi sono portato dietro la fama del traditore, no? Ecco, per alcuni anni poi. Anche se poi, lì è cominciato il grande fenomeno del pentitismo. Allora a quel punto lì era un po' difficile chiamare Negri traditore. Negri che
Non si era mai pentito, non diceva nulla, rifiutava gli interrogatori con i giudici. Al processo mi sono comportato in difesa del movimento fino in fondo e lì un po' alla volta. Mentre invece c'erano poi i pentiti che erano soprattutto i più cattivi nei miei confronti, quello che era la mente, il pubblico ministero delle Brigate Rosse a Palmi è diventato un grandissimo pentito. Capisci? E io oggi ho la mia dignità ancora intera, mentre invece gran parte di questi l'hanno perduta. Un'onda repressiva attraversa l'Italia. Si istituiscono maxi processi che durano anni, con uso disinvolto della carcerazione preventiva. I rapporti di forza sono ristabiliti. Una generazione che voleva cambiare la società italiana è in prigione o in esilio. Io non è che fossi il capo di un movimento, io facevo parte di un movimento. Gli errori che ho fatto li ho sempre fatti con gli altri, magari avessi avuto la forza, no? Di dire questo si fa e questo non si fa. Quando tu fai parte di un movimento devi accettarne anche il peso. Le responsabilità ci sono, ma sono responsabilità che bisogna assumere da un punto di vista storico, quindi come errori politici, piuttosto che come responsabilità semplicemente morali. Tutto questo non significa che non ci siano anche responsabilità morali, e però i comportamenti sono sempre comportamenti di massa, insomma. Non c'è la possibilità per nessuno, non per me in particolare, ma per nessuno di comandare dei processi storici. Negri resta 4 anni in custodia cautelare. Il suo lavoro di ricerca filosofica su Spinoza gli permette di nuovo di misurarsi con se stesso. Trovavo in Spinoza in fondo una ragione di sopravvivenza, insomma. Ecco, Spinoza per me non era semplicemente uno studio filosofico da fare. Era un grande personaggio intellettuale col quale discutere, col quale chiacchierare. Ecco. Col quale scoprire in fondo che la giustizia, lo Stato potevano mettermi in prigione, ma la potenza dell'uomo, la potenza della vita vanno sempre avanti, insomma. Presentato in aula, ma Toni Negri è stato l'unico a fare eccezione, entrando, come vedremo ora anche nelle immagini, con i deputati di Democrazia Proletaria. All'inizio della seduta, Nell'83 i radicali lo candidano con successo alla Camera, dal carcere al Parlamento. Una libertà che però dura poco. L'immunità gli è revocata dallo stesso Parlamento. E così ho deciso di partire, evidentemente con molti dubbi, soprattutto io sono molto legato ai compagni, agli amici, anche mi lego molto affettivamente, insomma, ecco. E quindi io l'ho sentito un po', dico, veramente come una situazione molto difficile, insomma, andarmene. Poi naturalmente c'è stato un attacco feroce da parte dei media, no? Da parte della soprattutto dei media del PC, no? Del Partito Comunista, è stato un attacco ferocissimo, no? Cioè vigliacco, scappa, ecco qui, si fanno tanti bei discorsi e poi si fugge e via di questo passo. Negri viene condannato in contumacia a 30 anni di reclusione, che vengono ridotti più tardi a 18. Cadono le accuse di coinvolgimento nel delitto Moro e quelle relative alla banda armata. Confermate però le condanne come capo di autonomia ed ispiratore dei reati.
Negri passa in Francia. Protetti dalla presidenza del socialista Mitterrand, a Parigi vive un gruppo di esuli politici italiani, reduci delle sconfitte degli anni 70. I successivi 14 anni li trascorre tollerato ma senza documenti. Lui a Parigi i primi 6 mesi è rimasto molto solo perché aveva tanti amici a Parigi, ma non sapeva bene se gli italiani potessero ottenere l'estradizione, perché l'hanno subito fatto la domanda di estradizione. Il modo in cui andavano le cose in Italia, come i giudici hanno motivato la sua richiesta d'estradizione, fu scandaloso. L'avvocato Kiesman ha parlato di una farsa. Quando ha letto gli estratti dei protocolli, non poteva credere ai suoi occhi. È stato subito chiaro che si trattava di una questione politica, che tutto non era serio e che si basava su prove discutibili. Amici celebri come i filosofi Guattari e Deleuze lo introducono nell'ambiente intellettuale parigino. L'aiuto di Félix è stato estremamente importante. Per alcuni anni mi sono chiamato Antoine Guattari, io stesso, perché gli affitti, tutti i contratti, tutte le cose, il telefono, eccetera, andava Félix a farmeli per me, no? Perché io non avevo papier, non avevo nessun tipo di documento. De composition sémiotique multiple. Negri si dedica agli studi filosofici, è un periodo di riflessione. Stabilendo questo rapporto appunto filosofico, che non è un rapporto filosofico semplicemente di amicizia, insomma, ecco, è un rapporto filosofico interno al discorso. Come dice Hart, no? Dice nell'Ottocento, no? La filosofia si faceva in Germania e le lotte si facevano in Francia. Ecco, nella seconda metà del Novecento le lotte si facevano in Italia e la filosofia si faceva in Francia, insomma, ecco. Negri ha capito molto bene il ruolo non dialettico della filosofia di Deleuze e Foucault e dei francesi contemporanei. Un pensiero della differenza che lo ha aiutato a rompere col marxismo tradizionale. Qui l'a aidé aussi dans une rupture avec le marxisme traditionnel. Grazie all'aiuto di Deleuze e Guattari, può insegnare all'Università Parigi 8, epicentro del nuovo pensiero filosofico francese. I suoi seminari suscitano interesse crescente. Tony è stato il più famoso italiano in esilio a Parigi. È anche una figura intellettuale fondamentale per tanti. Il grande progetto di Tony in questo periodo era la costruzione di un nuovo pensiero critico insieme agli intellettuali francesi. Dai suoi colleghi francesi, Negri adotta il concetto che il potere non è solamente legato ad un centro, ma percorre tutte le forme della vita. Parla di biopolitica e radicalizza la figura dell'operaio sociale degli anni 70. Oggi tutta la società partecipa alla produzione e quindi è caratterizzata dallo sfruttamento. E lo sfruttamento in effetti che come è fatto? Lo sfruttamento è fatto mettendo insieme questi elementi sociali, questi frammenti sociali, no? E recuperandone, no, quella che è la capacità di comunicazione. È questa capacità di comunicazione che dà valore ormai ai prodotti e alle merci. Utilizza il termine lavoro immateriale. Osserva che oggi la ricchezza viene creata prevalentemente nei contatti col sapere e con la lingua, e non più con il lavoro fisico. Le capacità intellettuali e sociali dei lavoratori oggi determinano l'insieme del mondo del lavoro. Negri si domanda com'è organizzato il potere globale politico del XXI secolo e come si può sviluppare un contropotere catalizzando una varietà di posizioni politiche diverse, la cosiddetta moltitudine. Inizia il lavoro del libro Imperium. Ecco, quindi Impero è un po' il riassunto, diciamo così, dei 14 anni passati in Francia, dai vari punti di vista, ecco, dal punto di vista dell'analisi, dello sviluppo, della trasformazione del lavoro, e quindi della trasformazione delle strutture di controllo sociali, ecco, dall'altra parte analisi della crisi del pensiero politico occidentale legato alla modernità, e quindi questi elementi poi si concludono e si impastano, ecco, in Impero.
Una nuova generazione di attivisti arriva a Parigi attirata da queste riflessioni, anche dall'Italia, sulle tracce del professore in esilio. È questo collegamento a ristabilire un contatto con il nostro paese. Noi andavamo ad incontrare dei latitanti, e quindi l'elemento anche mitologico, insomma, no? Ma anche di vissuto interessante. E poi quando arrivavamo lì li trovavamo tutti assieme. Per cui per noi, cosa che poi abbiamo capito non era così, ma per noi era proprio una comunità che viveva in clandestinità, tra virgolette, per cui c'era questo elemento qui, e che continuava a lavorare per tenersi assieme, eccetera. Poi molto più complicata la questione, però ti dico come lo vedevo io. Nel 97, dopo 14 anni d'esilio a Parigi, Negri decide di rientrare in Italia costituendosi. Spera così di poter dar via al dibattito pubblico sulla soluzione politica dei conflitti degli anni 70. Amnistia per esiliati e detenuti politici. Vuole saldare un conto col passato per potersi di nuovo impegnare in politica. Lascia Parigi, gli amici, i riconoscimenti intellettuali. Un salto nel buio. The decision was in a way long in coming. Ce n'è voluto per maturare questa decisione. Tony aveva riflettuto a lungo se tornare. Sono stato uno dei pochi a Parigi che ha trovato questa decisione giusta. Ma Tony faceva, alla fine, sempre quello che voleva, senza preoccuparsi di ciò che diceva la gente. La maggior parte degli amici a Parigi e in Italia l'hanno considerata un'idea assurda. So it's not like people influenced him, but the vast majority of the friends in Paris and in Italy thought it was a terrible idea. Sentivo, con molto anticipo probabilmente, ma lo sentivo con grande forza, la rinascita di un movimento in Italia. A me capita sempre così, di sentire queste cose quasi a naso, insomma, non so, ho una sensibilità molto particolare per queste faccende qui, insomma, non sono un profeta in nessun senso, ma le sento con un certo anticipo, insomma, queste cose. E quindi avevo questa intuizione, insomma. E poi c'era questa occasione politica, un'occasione politica di cui ho discusso a fondo, anche con molti politici italiani, insomma, con persone che partecipavano alla bicamerale. Ecco, e quindi la possibilità, che era più del 50%, diciamo 60-70%, ecco così, di ottenere l'amnistia. Scusate. Fate passare. Prego. Aspetti che mi levo di mezzo. Prego. Prego, signori. A Roma è subito arrestato e trasferito in carcere. Il passato ritorna. Nessuna amnistia né dibattito. A 64 anni, detenzione e poi semilibertà. Intanto in America esce Imperium, scritto con Hard, poi pubblicato con successo da Rizzoli in Italia. È un bestseller mondiale, viene definito il manifesto comunista del XXI secolo. Negri e Hard sviluppano nuovi concetti politici e una prospettiva per la resistenza nel mondo globalizzato. Intanto, da Seattle a Genova, nasce il movimento mondiale No Global. Imperium sembra fornire le basi teoriche al movimento mondiale. L'impero non fissa i suoi confini per tenere lontano gli altri, ma per attirarli come un buco nero nel suo ordine pacifico, poiché i confini e le differenze vengono eliminati ed esclusi. L'impero agisce come uno spazio piatto in cui le soggettività si muovono senza resistenza e conflitto. Wow.
What one shouldn't forget is that there's always a... La cosa che non si deve mai dimenticare è che nei movimenti si parla anche di teoria. Non è che la gente accolga solo le idee dai grandi uomini di pensiero o si impegni solo praticamente. In tutti i movimenti c'è discussione sulle fondamenta teoriche. E un libro come il nostro può essere un contributo. Whatever, develop discussions about theoretical issues, and there are, and so that I think a book like ours can fit as one element in these kinds of discussions. Nonostante le pressioni internazionali, Negri sarà liberato solo nella primavera del 2003. Con la restituzione del passaporto può viaggiare nuovamente. Me lo ricordo molto bene, il primo giorno che lui è uscito in permesso, che era un permesso di 3 giorni, arcicontrollato, con i poliziotti ovunque, un agente in borghese dietro di noi sempre, eccetera, eccetera. Impressionavi quando la gente mi salutava per strada. E poi questo, sì, perché io avevo paura che ci fossero, per molto tempo, ancora adesso ogni tanto, però sempre di meno, ho avuto paura che ci fossero reazioni violenti, perché c'erano talmente tante reazioni politiche ignobili sulla stampa, cioè continua la gente a dire 30 anni dopo quello ha ammazzato Moro, per esempio, una cosa che a me mi rendeva, oltre che impazzita, malata, cioè mi fa venire al nao. Negri è comunque un conferenziere molto richiesto in tutto il mondo. Per Negri la resistenza al capitale globale si sviluppa per network internazionali, ma anche su base locale. Le forme della resistenza sono cambiate, ma sempre si tratta della lotta contro lo sfruttamento. La violenza che cos'è? La violenza è sfruttamento. Innanzitutto e fondamentalmente. Se noi dimentichiamo questo, abbiamo perso veramente, dico, il lume degli occhi, il lume, la luce degli occhi. È la forma fondamentale, inclusiva, dello sfruttamento che si deve commisurare con la forza, la reazione, la risposta del soggetto sfruttato. E il soggetto sfruttato è un soggetto intelligente, è un soggetto mobile, è un soggetto flessibile, è un soggetto che sciame, io lo chiamo, che perciò si addensa o si allarga dentro la produzione, dentro la vita sociale. Negri ha individuato un nuovo soggetto politico, la moltitudine. È l'insieme degli individui che producono. Si distingue dai vecchi concetti come massa, popolo o nazione, è questo insieme intelligente, flessibile e mobile che si difende in tutto il mondo con azioni parallele contro lo sfruttamento delle strutture del potere globale. L'imperium, l'impero. La moltitudine è una rete di resistenza che agisce globalmente. Improvvisamente il mondo intero ascolta Negri, l'ex nemico pubblico, che un po' si stupisce del clamore dei media. Es ist eine Gesamtheit von unterschiedlichen Qualitäten, eine Multitudo, also wie ein Bienenschwarm, eine Gemeinschaft von Bienen, die sich verteilen und sich dann immer irgendwie zusammenfinden. Das ist das utopische Bild, das mir heute so wichtig scheint.
del supermercato! I disobbedienti sono un gruppo di attivisti di Porto Marghera, la vecchia base di Negri. Le loro azioni spettacolari si basano sui fondamenti di Imperium. Tra l'altro chiedono salario sociale per tutti. Tutti 10%. Abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo! 10%! La disobbedienza è uno spazio politico, culturale, che io credo insomma sia stato importante, sia importante perché ha introdotto il concetto che si può e si deve disobbedire agli ordini. Disobbedienza è innanzitutto questo, cioè disertare la guerra per esempio e quindi non obbedire più ai comandi, e questo non obbedire ai comandi apre degli spazi, perché nel momento in cui tu non obbedisci non riconosci più un potere, oppure lo riconosci e vuoi andargli contro, e quindi introduci il tema del conflitto. Conflitto significa anche disobbedienza contro confini e espulsione. Per Negri oggi il punto centrale della rivolta è la resistenza contro la guerra, perché anche quella è cambiata ai tempi dell'Imperium. Era una guerra che voleva presentarsi ormai contro non più guerra tra stati e stati, ma guerra contro il nemico pubblico, guerra contro una realtà interna che veniva definita appunto come pericolosa. Non è più, vedete, la guerra, la vecchia guerra imperialista, che va ad espandere quelli che sono i poteri delle singole nazioni. Questa è una guerra in nome del capitale globale. È una guerra che si muove come organizzazione globale. Noi siamo veramente internazionalisti fino in fondo. Ma questo possiamo esserlo solo nella misura e solo quando noi comprendiamo che appunto oggi c'è questo impero che si sta formando. Quando mi guardo indietro e dico, io ho fatto 16 anni di carcere e dico, e poi 25, 14 di esilio, è una vita, no? È pazzesco. E però se riesci a viverla, capisci, se riesci a continuare a studiare, a lavorare, così non è insomma la fine, è una vita come un'altra. Insomma. Il percorso di un intellettuale incarcerato, esule, e poi ritornato all'onore del mondo, facilita l'ascolto da parte di una generazione di ribelli che non si riconoscono nell'ordine costituito, nell'ordine esistente. E bisogna aggiungere che poi le teorie di Negri aprono un grande campo di riflessione e dialogano in modo fecondo con questi movimenti. Negri è il primo che in modo organico e universalmente riconosciuto ha costruito una teoria della globalizzazione nella quale ci sta anche la rivolta e la resistenza e non solo i mercati finanziari e l'omologazione. Lei che idea si è fatto della vicenda umana e giudiziaria di Toni Negri? È un filosofo politico, un ex criminale politico? La politica incorpora la parte maledetta della nostra esistenza, la forza, lo scontro, qualsiasi pensiero politico fa i conti con una dimensione criminale e la attraversa. Dopodiché è indubbio che il Negri che viene consegnato alla discussione attuale è il Negri pensatore. Parliamo della formazione di Negri. L'Azione Cattolica, il Partito Socialista, l'Università, Potere Operaio, Autonomia Operaia. Era normale tanta mobilità di pensiero in quegli anni o c'è una linearità in questo percorso? Beh, riflette per certi versi le fratture del tempo storico. Dentro questo contesto c'è una linearità. Non stupisce una radice cattolica. Il Concilio Vaticano aveva
sconvolto gli equilibri nel mondo cattolico e determinato anche una radicalizzazione forte di alcune posizioni etiche che si traducevano in politica. Non stupisce il passaggio per il Partito Socialista. Il Partito Socialista era un partito molto sgangherato, ma era anche un'area di riflessione libera, molto di più di quanto non fosse il Partito Comunista. E quindi questo percorso è complesso ma non stupisce. Ecco. Negri negli anni 70 teorizza lo spontaneismo della rivolta e la violenza operaia. Come mai i giovani di allora costituivano un terreno così fertile per queste teorie? Quelle generazioni, senza saperlo, vivevano una grande sconnessione storica, soprattutto in un paese come l'Italia, lo vivevano in generale nel mondo, ma in un paese come l'Italia in cui la modernizzazione era avvenuta in modo tardivo e molto accelerato. Una società crollava, una nasceva e nel momento stesso in cui nasceva entrava in crisi. Lo scontro era per certi versi nell'ordine delle cose ed era uno scontro con un fortissimo tasso di spontaneità. Spontaneità nel senso che nessuno era in grado di pilotarlo. Era il prodotto di un effetto sistemico, di molti aspetti del nostro sistema politico e sociale che giocavano in modo perverso. Noi pensavamo in modo liberatorio, ma a posteriori si può anche dire in modo perverso. Non c'è però anche un momento in cui la spontaneità di questo scontro viene meno? Cioè il momento in cui i gruppi si organizzano in maniera più strutturata? Sì, è vero. E potremmo anche dire che questo avviene quando il ciclo scende, quando il ciclo del conflitto scende. Questo avviene nella prima metà degli anni 70, quando invece lo Stato nascente era stato tra il 68 e il 69, e lo scotto che il movimento paga al passato, è il modo con cui mima le esperienze del primo Novecento, la Repubblica di Weimar, il bolscevismo, attinge a un repertorio scaduto di modelli organizzativi. Dopo l'arresto del 79, durante la detenzione, Negri si avvicina al Partito Radicale di Marco Pannella. I radicali nell'83 lo candidano alle elezioni politiche, probabilmente anche perché pensano che sia una vittima di leggi repressive, le cosiddette leggi speciali, leggi che erano state sostenute anche dai vertici del PC. Quali erano i rapporti tra il movimento e il PC alla fine degli anni 70? Alla fine degli anni 70 erano di scontro frontale. Il Partito Comunista si era fatto Stato, si era identificato con lo Stato e con i suoi apparati, il movimento si contrapponeva frontalmente allo Stato come ordine, come comando, e quindi non poteva che essere frontalmente contrapposto. La distanza era massima, molto maggiore di quanto non fosse stato nel 68 o nel primo ciclo di lotte operaie, nelle quali la dialettica era pur sempre presente. Veniamo al pensiero di Negri oggi. Qual è la vera novità nella teorizzazione della biopolitica e della moltitudine che si oppone all'impero? Beh, l'aspetto molto interessante e fecondo è quest'idea della vita messa al lavoro nella sua totalità. Quest'idea che nella nuova configurazione che ha assunto l'assetto capitalistico, tutti gli aspetti dell'esistenza entrano a far parte di quello che Negri chiamerebbe il processo di valorizzazione del capitale, cioè sono soggetti a sfruttamento, si è sfruttati anche quando ci si riposa, anche quando si va al supermercato per consumare, anche quando ci si sdraia davanti alla televisione, e la vita, la nuda vita, potremmo dire, che viene messa al lavoro. Ed è un'intuizione forte questa, a cui corrisponde l'idea della possibilità che la moltitudine possa inceppare il meccanismo. Quali sono, secondo lei, i limiti di questa teoria? I limiti della teoria di Negri, a mio avviso, stanno nella riproposizione di uno schema classico del marxismo ottocentesco e novecentesco, il quale vede da una parte un soggetto unificato, un soggetto rivoluzionario, dall'altra un processo storico in qualche misura predeterminato, un soggetto storico che
per i marxisti tradizionali era la classe operaia, per negri è stato di volta in volta l'operaio massa, l'operaio sociale, la moltitudine che con i propri comportamenti spezza le catene ed emancipa l'intero mondo sociale. Dall'altra parte l'idea che lo sviluppo capitalistico lavori per la liberazione, in qualche modo, sposti costantemente in avanti il proprio livello, permettendo, dando armi al proprio avversario. Personalmente non ci credo più, credo che sia un contenuto teorico falsificato dalla storia. I giudizi che Negri dà, per esempio, sulle pratiche insurrezionali, chiamiamole così, del 77, come se fossero momenti di apertura di un processo di liberazione, credo che siano profondamente sbagliati. Rappresentavano un momento catastrofico di chiusura, era un movimento che si andava a schiantare contro un muro in una strada senza uscita, in cui non c'erano elementi di liberazione, c'era la catastrofe del mondo che si richiudeva intorno ai ribelli, per certi versi, e i ribelli che si infilavano a occhi chiusi dentro questa gabbia di ferro. Professore, ci consigli 3 libri per chi volesse approfondire l'argomento e il personaggio? Potrei consigliare da una parte un volume uscito da Derive a Prodi lo scorso anno che si intitola Gli operaisti ed è un'inchiesta con interviste ai protagonisti di quella stagione teorica, tra cui anche Toni Negri, ma non solo lui. Un altro testo che può far chiarezza su quel periodo è un testo intitolato Il 77, anche questo un testo a più voci. Ecco, se invece si vuole un inquadramento storico del periodo, consiglierei il libro di Guido Crains, Il paese mancato, che dedica proprio l'ultimo capitolo intitolato La catastrofe al periodo dal 75-76 all'80.